Ciao a tutti, ben ritornati. Oggi sono qui per mostrarvi la Princess Edition di Ni No Kuni, per PlayStation 4, chiaramente, dato che è un'esclusiva. Allora, questo qui è come si presenta il cofanetto, il fronte, il retro e il contenuto, ovvero una steelbook, un disco extra documentario, il gioco chiaramente e il Season Pass. Allora, andiamo ad aprire, sono molto curioso perché sarà un controsenso, ma io il gioco l'ho comprato, ma devo ancora giocare il primo, ce l'ho sulla lista delle cose da fare, sulla mia lunga lista delle cose da fare purtroppo. La triste verità. Allora. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, eh. Allora, partiamo dalla cosa più facile che è la steelbook. Vediamo se. Ok, infatti qua c'è il Season Pass col documentario. Allora, questa qui è la steelbook, che come vedete è bellissima ed è dello stesso tipo di, non so se l'avete visto, Dragon Ball Fighter. Cioè, è molto luccicoso, diciamo, in parole molto volgari. E vabbè, questo è il fronte. Questo qui è il retro e adesso vi faccio vedere il contenuto. E questo qui è il dorso con il nome del gioco. Allora, mettiamo via i foglietti vari, che in realtà non sono foglietti, sono cartoline. Comunque, questo qui è l'interno della steelbook con la mappa del gioco, presumo, e il disco Blu-ray documentario. E fin qui ci siamo. Dopodiché abbiamo tre cartoline molto belle. Questo qua non sapevo neanche che fossero incluse io. Quindi meglio così. Allora, una. La seconda. E la terza. Ok, e qui ci siamo. Mettiamo via questo e andiamo a vedere il contenuto. Allora, questo qui è il fronte della copertina normale ed il retro. Io presumo che Season Pass sia qui dentro, anche perché non saprei dove potrebbe essere altrimenti. Ok, sì, Season Pass è qui dentro, adesso lo metterò via. Ecco qua, e niente, sì, qui non è rimasto nient'altro da vedere se non il disco di gioco. Questo è tutto, vi faccio vedere di nuovo il retro della copertina nel caso voleste vedere qualche immagine. E basta, spero vi sia piaciuto e alla prossima.